Buon pomeriggio a tutti e a tutte e benvenuti a questa terza edizione del ciclo di seminari Pensare il secondo dopoguerra, un ciclo di seminari sulla, diciamo così, sulla storia più contemporanea che l'Ufficio Scolastico Regionale organizza in collaborazione con gli istituti di storia della Resistenza del Veneto e con l'IVESER, che è, diciamo così, l'istituto capofila qui in Veneto. Ringrazio chiaramente il nostro relatore, il professor Eric Longo, che dopo presenteremo e presenteremo anche il suo intervento. Un ringraziamento particolare a tutti i docenti distaccati presso gli istituti di storia della Resistenza che sono a disposizione delle scuole e che svolgono un lavoro veramente prezioso sia di ricerca ma anche di formazione e di accompagnamento proprio alla storia contemporanea. Non porto via altro tempo e lascio la parola alla professoressa Giulia Albanese che è anche, oltre ad essere docente di storia contemporanea all'Università di Padova, è la presidente dell'IVESER. Grazie a tutti. Grazie, dottor Gaudio. Buonasera a tutti e a tutte. Con grande piacere che siamo qui per il terzo anno a presentare questo ciclo sul pensare il dopoguerra. Quest'anno abbiamo pensato di ragionare sulla storia del secondo dopoguerra a partire da temi e problemi che emergono dal rapporto con la storia della Costituzione, con la Costituzione italiana del 1948, un tema di grande rilievo anche per l'attualità e che ovviamente noi osserveremo da una prospettiva storica con alcuni dei principali esperti nei diversi campi che andremo ad analizzare. E tra questi campi abbiamo pensato a una serie di temi che vanno dalla salute al tema dell'uguaglianza, al tema della partecipazione e al tema della libertà religiosa. Un tema che avrebbe potuto esserci molto importante per quest'anno è quello dell'autonomia, dedicato in una prospettiva storica. È ovviamente un tema significativo che immagino potrà essere trattato trasversalmente anche dai nostri relatori nel corso delle varie conferenze di questo, di queste settimane. Intanto è con grande piacere e con un grande ringraziamento che voglio presentare il professor Longo. Eric Longo è professore di diritto costituzionale al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze. Si occupa di temi legati alle fonti del diritto, alle libertà costituzionali e alle pratiche costituzionali anche nel processo di integrazione europea. Ha recentemente pubblicato un libro su giustizia digitale e Costituzione, un tema di grande attualità e che penso possa, diciamo, anche dare adito a domande poi nell'ultima fase della nostra conferenza di oggi. Oggi ci parlerà di un nodo fondamentale, è veramente la relazione senza la quale nient'altro delle relazioni che abbiamo pensato si regge. Il tema è dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana e quindi, diciamo, una riflessione sulle continuità e discontinuità emerse a partire dal 1948 e in fase di creazione della nostra Costituzione rispetto al passato. E quindi con grande piacere che gli lascio la parola. Grazie, Eric. Grazie, io vi ringrazio per questo invito, ringrazio chiaramente la collega Albanese, il dottor Gaudio e tutti, diciamo, anche i partecipanti anche per questa accoglienza. Oggi noi lavoriamo chiaramente in una modalità ibrida online, in presenza, diciamo così, ci sono diverse modalità con le quali chiaramente stiamo anche ricostruendo i nostri spazi di vita, perciò diciamo, è anche un piacere essere, seppur non fisicamente, diciamo virtualmente insieme. Io, come è stato detto, diciamo, ho una formazione giuridica, ho studiato negli ultimi 25 anni più o meno il diritto costituzionale, quindi non sono uno storico, ecco, lo volevo anche precisare e in un certo qual modo guardo alla storia neanche da un punto di vista semplicemente della storia del diritto, ma come appunto colui che vede all'interno di queste dinamiche storiche un punto di attacco con la realtà attuale. Perciò appunto non soltanto la storia come magistra vitae, ma anche come un elemento diciamo così, una tecnica, anche un ulteriore elemento tecnico che noi possiamo utilizzare per leggere l'attualità, per leggere il presente. E in questo senso credo che tutti coloro che sono collegati, anche che sono
che stanno studiando alle scuole superiori avranno interesse, presumo, a capire anche un po' come il loro presente possa essere letto da alcuni fatti storici che noi possiamo individuare. Ora, nello sviluppo di questa lezione, io cercherò di essere anche un po' classico, passatemi il termine, dove per classico intendo chiaramente uno studio di alcuni problemi che io vorrei toccare in questo modo, su un doppio quadro di analisi, cioè il problema chiaramente della nostra Costituzione, no? La nostra Costituzione come il documento fondamentale anche della nostra convivenza dal punto di vista giuridico, di come nasce la nostra Costituzione e potrei dire anche l'altro problema che è la questione costituzionale italiana. Lo chiamerei così, diciamo così, parafrasando studi che sono stati fatti anche da storici, penso per esempio al professor Pombeni, che da poco ha pubblicato un libro anche sulla democrazia, gli autori di un libro sulla democrazia cristiana. Il tema della la questione costituzionale italiana è certamente un problema, potremmo dire, ricorrente. Chiaro che alle scuole superiori non si studia in questo senso la storia dell'Ottocento, anzi diciamo da Settecento, Ottocento e Novecento. Io vi darò una lettura di come io guardo alla Costituzione sulla base, diciamo così, di quello che è accaduto per arrivarci, ecco, alla Costituzione. E mi colpisce che ci sono, anche rileggendo un po' di cose per arrivare preparato a questa lezione, mi colpiva che l'attualità potrebbe essere molto riveduta in quello che è accaduto, diciamo, da almeno dal 1820 in Italia fino poi al 1945-46. Cioè c'è una forte assonanza tra ciò che è accaduto nel Risorgimento e potremmo dire quello che abbiamo portato avanti e ciò che è successo poi, che sta succedendo anche attualmente. Se ci pensate, la Costituzione italiana ha più di 70 anni e oggi se ne parla tantissimo di come cambiare la Costituzione. Ieri proprio sono stati approvati e sono stati resi visibili una serie di modifiche anche a un progetto di riforma costituzionale per dare più poteri al presidente del Consiglio, evidentemente in un obiettivo di maggiore stabilità, di maggiore garanzia del rapporto con gli elettori, cioè per rendere anche un po' la vita democratica, almeno nelle prospettive di chi ha immaginato questo progetto di legge, maggiormente legata anche al volere del popolo, chiaramente di colui o diciamo di coloro che detengono la sovranità. Ma slegandomi un attimo, diciamo così, dall'attualità, vi faccio un po' una mia lettura di quello che è accaduto, non tanto nel periodo chiaramente tra il 1943 e il 1946, ma la prima parte nella quale vorrei affrontare una serie di problemi hanno a che fare proprio con ciò che è successo dopo il Risorgimento. Cioè è evidente che la storia italiana e potrebbe essere considerata e percorsa guardando al problema costituzionale. Cioè il problema costituzionale nella storia italiana, nel rapporto che c'è tra, diciamo così, tra gli stati anteriori appunto alla unità e poi dopo l'unificazione, può essere proprio guardata osservando l'elemento del costituzionalismo, della storia costituzionale. Pensate soltanto a un dato che secondo me è esemplificativo, cioè al fatto che lo Statuto Albertino era la Costituzione che nel 1948 era stata concessa dal re Sabaudo, chiaramente ai regnicoli, cioè ai sudditi del regno Sabaudo, e che poi a un certo punto non è stata cambiata, modificata nel 1960, nel 1861, quando c'è stata l'unificazione d'Italia. La prima domanda che forse possiamo porci, no, in un ambito nel quale dobbiamo affrontare gli aspetti storici
di come siamo arrivati alla Costituzione e perché non è stata approvata una Costituzione dello Stato unitario italiano, no? Per quale ragione è stato esteso lo Statuto Albertino agli altri stati italiani? E questa potremmo essere, diciamo così, senza anche ansia di dover rispondere a questa domanda, potremmo già porci il problema: come mai, no? Per quale ragione? Perché forse era la migliore che c'era, no? Sapete o potete sapere che nel 1848 anche altri stati, no? Diciamo, il 48 è lo stato, potremmo dire, il momento costituzionale più importante nella, diciamo, preunitario italiano, perché appunto non soltanto non soltanto il Regno Sabauto, ma anche chiaramente il Regno delle Due Sicilie, ma anche diciamo, il Ducato di Toscana, diciamo, stati preunitari avevano, molti anzi gli stati preunitari avevano provveduto a dotarsi di una di uno statuto, diciamo, di quella che oggi noi potremmo chiamare essere una costituzione. Ecco che, diciamo così, il primo problema che si pone che esigenza costituzionale c'era in Italia, no? Nel momento in cui nel 1848 si pone anche mano allo Statuto Albertino e viene appunto concesso, perché il primo elemento di cui dobbiamo renderci conto è che lo Statuto Albertino è uno statuto, una Costituzione concessa, una Costituzione che appunto viene ottenuta dalla borghesia. E qui già troviamo, secondo me, un elemento importante anche direi così essenziale del nostro ragionamento. Cioè, prima della Costituzione italiana del 1947, la Costituzione in vigore per il Regno delle Due Sicilie, diciamo così, scusate, per il Regno d'Italia, era chiaramente una Costituzione ottenuta dalla borghesia che aveva evidentemente diciamo così provveduto a espropriare in un certo qual modo il re di quella sovranità che nello Stato assoluto, con categorie chiaramente giuridiche, i re avevano conquistato all'indomani, diciamo così, della pace di Vestfalia. E mi perdonerete, diciamo così, se anche taglio un po' alcuni concetti storici, forse con l'accetta, diciamo, mi perdoneranno soprattutto i professori di storia qui presenti. Cos'è chiaramente questo statuto albertino? Appunto, è una Costituzione concessa, una Costituzione nella quale ci sono alcuni primi diritti che potremmo chiamare diritti borghesi, cioè diritti che la borghesia aveva scontato nei confronti della monarchia, soprattutto legati evidentemente alla proprietà, alla garanzia della proprietà, ma anche alla garanzia dell'esistenza di un giudice e soprattutto evidentemente alla possibilità che ci fossero soltanto per una parte della popolazione, appunto coloro che per ragioni censitarie soprattutto o per altre ragioni chiaramente legate all'appartenenza nobiliare o all'appartenenza chiaramente a una parte, diciamo, appartenenza religiosa, potevano evidentemente votare. Quindi stiamo parlando dello statuto come di una costituzione borghese che ha fatto essenzialmente il suo lavoro, soprattutto di garanzia di una parte della popolazione, perché era legata evidentemente a una rivoluzione borghese che però non è avvenuta in Italia. E qui penso forse magari di far riferimento a un elemento storico che tutti noi anche scolasticamente conosciamo, cioè al valore che ha avuto, soprattutto a livello europeo, per il costituzionalismo continentale europeo, la Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese è essenzialmente uno dei due elementi della storia
costituzionale, diciamo, che dà avvio alle costituzioni appunto del Settecento e dell'Ottocento, perché l'altra grande storia, parte della storia costituzionale, è quella legata evidentemente all'Inghilterra. E qui però vorrei sottolineare un punto che è sempre bene però tenere in considerazione, cioè la differenza tra il costituzionalismo britannico e poi il costituzionalismo americano, che un po' su quello britannico si fonda, anche se con caratteristiche molto peculiari e diverse. Invece il costituzionalismo che nasce, potremmo dire, dalla Rivoluzione francese e poi viene elaborato dalla dottrina soprattutto francese, ma anche tedesca nell'Ottocento. E qui secondo me si pone un elemento, direi così, essenziale del nostro ragionamento, cioè che mentre noi per tanti aspetti siamo un po' figli della Rivoluzione francese, mi perdonerete appunto per esigenze, diciamo così, didattiche, devo far riferimento un po' a questo aspetto, siamo figli della Rivoluzione francese da un punto di vista anche amministrativo, se ci pensate, perché la nostra amministrazione è ancora basata su un'impostazione essenzialmente napoleonica, sebbene questo, però noi per tanti aspetti, sebbene appunto siamo legati a ciò che è stato costruito, all'infrastruttura potremmo dire anche ideologica costruita all'indomani della Rivoluzione francese, insieme all'indomani della Rivoluzione francese, noi guardiamo moltissimo all'altra parte del costituzionalismo, a quel costituzionalismo invece di marca più britannica, che si fonda essenzialmente su ragioni storiche molto diverse, anche su un'idea della Costituzione che è diversa. Appunto, mentre la Costituzione le costituzioni che derivano dalla Rivoluzione francese, quale appunto anche lo Statuto Albertino, sono costituzioni appunto borghesi e soprattutto costituzioni scritte, no? Cioè costituzioni che i re hanno concesso, la Costituzione inglese è una Costituzione molto diversa, anche se per certi aspetti ci ha influenzato anche quella, ha influenzato moltissimo e vedremo per certi aspetti, ci sono degli elementi della lettura costituzionale italiana che sono molto influenzati dalla storia e dall'eredità del costituzionalismo inglese. Però ce n'è uno che è essenzialmente peculiare nel costituzionalismo inglese, che a noi non ci ha toccato, cioè la inesistenza di una costituzione scritta, no? In Inghilterra, appunto, che cos'è la Costituzione? La Costituzione inglese è essenzialmente il prodotto di una serie di momenti costituzionali che sono stati anche sacralizzati, pensate per esempio alla Magna Carta o alla Glorious Revolution, e che hanno portato alla costruzione di un sistema costituzionale fatto appunto di una serie di leggi che sono stati che sono state poi incardinate all'interno di una vicenda, di una storia costituzionale nella quale c'erano dei momenti essenziali. Ecco, l'idea del costituzionalismo, per come emerge in Italia, come parte chiaramente del costituzionalismo continentale, è basata, come ho detto, essenzialmente sul costituzionalismo che si viene ad affermare dopo la Rivoluzione francese all'interno del contesto culturale e politico francese e poi dal punto di vista giuridico tedesco, cioè quindi l'idea essenzialmente dello Stato che dovesse garantire il benessere, per esempio, dei cittadini, il fatto che ci fossero, per esempio, dei diritti che erano limitazioni del potere assoluto dello Stato. Dall'altra parte invece c'è la storia inglese che ci racconta di una serie di libertà e di diritti che sono proprietà e potremmo dire garanzia del singolo, della persona singola in quanto partecipe di una comunità. E dentro questo aspetto si inizia a formare
anche l'idea del costituzionalismo a livello italiano. Ecco, per venire, diciamo così, più dal punto di vista storico alla situazione italiana, la prima cosa che vorrei affrontare è chiaramente, diciamo così, un punto di vista sulla Costituzione italiana che però guarda indietro. E qui vi dico un po' anche di, diciamo così, di timori, ma anche di problematiche con le quali io mi sono sempre confrontato. Io ho studiato molto il problema delle fonti del diritto, cioè di come si stabiliscono regole da un punto di vista costituzionale, legislativo e poi anche regolamentare nella vita di tutti i giorni, no? Quello che potremmo dire è lo studio della legge e degli atti che alla legge si sono che con la legge, diciamo così, regolano la nostra vita. Ecco, in questo senso un elemento che diciamo così che con il quale ho dovuto fare sempre i conti è il problema del come la Costituzione individua un modo di fare le leggi e qual è l'impostazione soprattutto attraverso la quale nella nostra Costituzione si individua il modo per creare, diciamo, le leggi. E in questo io mi sono imbattuto, quindi ne parlo essenzialmente come con uno scopo diciamo così esemplificativo del problema delle fonti, non per raccontarvi, per parlarvi delle fonti, ma ne voglio parlare esemplificativo. Mi sono sempre imbattuto in un problema costituzionale, storico-costituzionale, che mi è parso sempre molto interessante, cioè, e da qui diciamo così partirò per analizzare alcuni aspetti, cioè il modo con il quale in Italia si fanno le leggi è essenzialmente dovuto a un problema costituzionale che ha profonde radici storiche, perché nel momento in cui i costituenti dovettero scrivere, soprattutto quelli che poi sono diventati gli articoli 70 e seguenti della Costituzione, si posero un problema di dove tornare, diciamo così, dove tornare in che senso? Dove tornare, cioè quale fosse il modo attraverso il quale si dovevano approvare e produrre, oggi diremmo, le leggi, cioè sulla base di quale schema, diciamo, di quali presupposti costituzionali. E qui i costituenti presero una scelta di tornare indietro, cioè di tornare indietro essenzialmente non tanto allo Statuto Albertino, quanto a ciò che era divenuto, per esempio, il procedimento legislativo alla fine dell'Ottocento, cioè nel passaggio di quello che noi potremmo individuare nella teoria, diciamo così, delle forme di Stato, cioè del modo con il quale si strutturano gli Stati, il modo che era venuto fuori all'interno del periodo, potremmo dire, liberale, cioè della fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e potremmo dire il periodo antecedente alla prima guerra mondiale. Perché è essenziale ragionare in questi termini? Perché, per esempio, io attraverso questa analisi mi sono posto il problema costituzionale che essenzialmente i costituenti avevano nel momento in cui, dovendo scrivere la Costituzione, dovevano capire come superare, per esempio, l'impasse del fascismo. Il fascismo che cosa aveva essenzialmente prodotto? Il fascismo aveva prodotto un irrigidimento dei poteri, non aveva eliminato chiaramente lo Statuto Albertino, ma aveva inserito all'interno del meccanismo costituzionale ulteriori soggetti. È lì, secondo me, che si pone, io credo, un problema molto importante, cioè il problema essenzialmente di come costruire, per esempio, la Costituzione evitando tutti i problemi che si erano verificati e creando essenzialmente una situazione fisiologica. Questo, per esempio, è un problema che credo, dal punto di vista costituzionale, abbiamo ancora oggi, cioè come
evitare che per esempio il procedimento legislativo sia un procedimento legislativo che funzioni alla luce essenzialmente di un'evoluzione storica. Ecco, passiamo, come dire, un po' più ai problemi diciamo della, delle vicende, delle storie costituzionali di cui magari noi parliamo. Ecco, un profilo, secondo me, importante, diciamo, di tutta questa vicenda è quello che noi dobbiamo chiaramente individuare come la questione costituzionale, come ho detto all'inizio, come la questione costituzionale italiana, è il problema del passaggio dal, diciamo così, dallo Statuto Albertino al, alla Costituzione. Nel passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione ci sono, diciamo così, dei momenti molto, molto importanti. In particolare, diciamo così, uno dei, degli aspetti essenziali è come si pone la Costituzione, cioè come si arriva essenzialmente alla Costituente. Si arriva alla Costituente attraverso, diciamo così, una crisi costituzionale. Ci si arriva attraverso una crisi costituzionale che si pone alla fine della, della, della Seconda Guerra Mondiale. Stavo dicendo essenzialmente, diciamo, il passaggio, uno dei passaggi più importanti di tutta la vicenda della, diciamo, della questione costituzionale italiana è il passaggio dal, dallo Statuto alla Costituzione, ed è quello un po' che abbiamo, che io ho studiato, che io ho analizzato all'interno della mia, diciamo, della mia attività di ricerca. Una delle questioni principali, diciamo, di tutta questa vicenda è diciamo, e io vorrei affrontare essenzialmente quello, è il problema della forma di governo, cioè di come si arriva alla, alla forma di governo all'interno del, del passaggio dal, dallo statuto al, chiaramente alla Costituzione. Ora, alcune indicazioni, diciamo così, generali. Che cos'è una forma di governo? Qui lo vorrei sottolineare, diciamo, anche a beneficio degli studenti. La forma di governo descrive il rapporto tra gli organi fondamentali di una nazione, cioè essenzialmente la forma di governo è il modo attraverso il quale si individua come viene esercitato il potere sovrano all'interno di uno Stato. E quindi, diciamo, c'è una forma di governo presidenziale, una forma di governo parlamentare, le forme di governo semipresidenziale come quella che avviene, che c'è in Francia, oppure le forme di governo un po' particolari come la forma di governo direttoriale, per esempio, che noi abbiamo in, in Svizzera, per esempio. Ora, il nostro ragionamento diciamo, di questo, su questo tema è evidente, evidentemente quello del passaggio dalla, dallo Statuto Albertino al, alla, chiaramente alla, alla Costituzione. Ora, non è semplice descrivere il passaggio che c'è stato, diciamo così, dal, durante la Seconda Guerra Mondiale, dal, dallo Statuto alla Costituzione. È evidente che uno dei profili delle questioni più importanti è la scelta della, della forma istituzionale, cioè la scelta tra la monarchia e la Repubblica. Questa scelta, chiaramente, fu una scelta costituzionale tra le più importanti e fu oggetto essenzialmente anche di una serie di problemi dal punto di vista del, dal punto di vista costituzionale. Fu una scelta chiaramente che venne presa non tanto, sappiamo, dal, dall'Assemblea Costituente, ma evidentemente fu quella del 2 giugno del 1946. Ora, in tutta questa, questa vicenda ci sono alcuni, alcuni punti fermi, e cioè chiaramente il problema è quello del, dell'individuazione appunto della, della forma istituzionale. L'altro aspetto è quello di in che modo si sarebbe realizzata, la, si sarebbe scritta la, la Costituzione. Uno dei momenti più importanti è la, diciamo, la, la individuazione delle cosiddette costituzioni provvisorie, cioè le costituzioni provvisorie. La prima costituzione provvisoria è chiaramente la costituzione, cioè la, la prima è chiaramente del 1944 e viene fuori
in un momento anche del tutto particolare della storia italiana. Rispetto a questo, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che la scelta che venne fatta nella Costituzione provvisoria fu quella chiaramente dello scioglimento delle Camere e dell'attribuzione del potere legislativo al Consiglio dei Ministri. Questa la prima Costituzione provvisoria individuava nella Costituente la individuazione della forma di Stato, cosa che poi chiaramente quando cambiarono un po' anche l'assetto all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale, fu quella che la forma istituzionale sarebbe stata invece presa dal popolo. Come viene, diciamo, due sottolineature. La prima sottolineatura è chiaramente quella che il referendum del 2 giugno del 1946 è un momento essenziale, diciamo così, in tutta questa vicenda. E l'altra cosa che vorrei sottolineare è che il 2 giugno del 1946, come immagino già sappiate, si scelse anche di votare l'Assemblea Costituente, l'Assemblea che chiaramente avrebbe dovuto scrivere la Costituzione attraverso evidentemente un processo costituzionale. L'Assemblea Costituente fece 375 sedute pubbliche, di cui chiaramente 170 dedicate alla discussione e all'approvazione della Costituzione, e quello che vorrei sottolineare è chiaramente che si trattò di un momento essenziale all'interno della storia costituzionale italiana, per diverse ragioni. La prima ragione è per il fatto che, come ho detto all'inizio, cioè perché è un momento essenziale della questione costituzionale, nel quale si prese una scelta di individuazione di una Costituzione nuova, di una Costituzione che dovesse chiudere con il fascismo, dovesse chiudere, diciamo, con la storia, anche con gli elementi negativi della storia italiana che ci aveva portato alla guerra, e individuando anche un nuovo ordine dal punto di vista costituzionale. Ma quello che secondo me va sottolineato, e che potrebbe anche essere utile per l'attualità, è che la scelta della Costituente fu una scelta, potremmo dire, organizzativa e culturale, per due ragioni. Organizzativa perché fu il primo momento nel quale la questione costituzionale italiana venne ripresa e venne, potremmo dire, messa a terra. Appunto, come ho detto all'inizio, lo Statuto Albertino era la Costituzione Sabauda, che venne estesa a tutto il Regno, mentre la Costituzione italiana, potremmo dire, è la prima Costituzione dello Stato unitario italiano. Ed è una Costituzione, come ho detto poc'anzi, che viene fuori anche da un punto di vista culturale diverso e nuovo rispetto al passato. E qui, scusatemi, diciamo così, per l'interruzione, ma c'è un collegamento essenziale anche con il tipo di costituzionalismo, con il costituzionalismo, per esempio, diciamo così, inglese, non soltanto con il costituzionalismo europeo continentale, ma con il costituzionalismo anche, diciamo, inglese e potremmo dire anche americano, perché è il metodo che è stato scelto alla Costituente, l'elemento forse potremmo dire di maggiore rottura rispetto al passato. In che senso il metodo della Costituente è diverso? È diverso perché la scelta essenziale della Costituente fu una scelta, diciamo così, che oggi potremmo dire forse compromissoria, consociativa, cioè fu una scelta nella quale la Costituzione doveva essere costruita all'interno di un contesto culturale nel quale tutti i soggetti che partecipavano alla discussione potevano dire e potevano condividere la propria opinione. Non è un caso, infatti, che la nostra Costituzione, se la leggete, è una Costituzione assolutamente inclusiva e assolutamente aperta a tutte quante le istanze e le posizioni, ma non lo è, potremmo dire, per un punto di arrivo, lo è per un punto di partenza, cioè la Costituzione viene costruita attraverso un meccanismo
diciamo così, compromissorio, che poi possiamo individuare anche in alcuni elementi proprio di questa di natura costituzionale. Pensate per esempio il fatto che le forze politiche non arrivarono con con un'idea precostituita o con un progetto di costituzione. Certo, c'era chiaramente stato c'erano stati una serie di lavori, soprattutto legati al Ministero per la Costituente, durante i governi precedenti a quello De Gasperi, ma la situazione nella quale dal punto di vista culturale viene fuori l'idea della Costituzione è un'idea assolutamente nuova e, diciamo così, che è frutto di un'impostazione culturale, appunto dicevo, di tipo compromissorio. E poi c'è l'altro elemento, cioè che nessuna delle forze politiche, e questa potremmo dire è una caratteristica peculiare dell'Italia rispetto per esempio alla Germania, ma rispetto anche alla Francia, rispetto agli altri paesi, che tutte le forze politiche hanno partecipato alla stesura e poi alla scrittura della Costituzione nel periodo che va appunto dal giugno del 1946 al dicembre del 1947. Un elemento di questo, in questo senso, molto da sottolineare è per esempio la scelta, come dicevo prima, della forma di governo, cioè del modo attraverso cui si sarebbe dovuto realizzare la separazione dei poteri in Italia e poi, diciamo così, anche l'elemento con cui ci attacchiamo di più all'attualità. Quale fu la scelta e quando avvenne questa scelta? La prima cosa che vorrei sottolineare è che questa scelta avvenne quasi subito, a settembre del 1946, all'interno di una serie, diciamo una settimana, due o tre sedute, no, della commissione, la sottocommissione all'interno della commissione dei 75, non sto, diciamo, a individuare queste categorie, poi magari se ci sono domande su questo possiamo approfondire. In questa sottocommissione alcuni costituzionalisti e anche politici, diciamo, di quel momento storico si confrontarono sulla individuazione di quale potesse essere la forma di governo che meglio funzionava per la Repubblica Italiana. E qui ritorno sull'aspetto che dicevo prima, e cioè che la scelta dei costituenti, anche in questo caso, come esempio che facevo prima della formazione della legge, fu di tornare in realtà a quello che era ciò che aveva all'eredità, diciamo così, dello Stato liberale, del periodo statutario, ripulendo chiaramente dai problemi che c'erano stati durante il fascismo, soprattutto nella seconda fase del fascismo, ma introducendo nel tessuto costituzionale qualcosa di assolutamente nuovo, cioè una forma di governo appunto parlamentare, ma come si suole dire oggi razionalizzata. Razionalizzata vuol dire una forma di governo nella quale, per esempio, questo è anche l'elemento toccato dalle riforme proposte attualmente, nel quale ci fosse un'individuazione chiara del Presidente del Consiglio, diciamo capo del governo, ma dobbiamo dire Presidente del Consiglio, un'individuazione chiara del momento collegiale all'interno del governo, cioè il Consiglio dei Ministri, e poi il rapporto chiaramente con i ministri, perché qui si pone un elemento importante di questa, diciamo così, di questa storia, e cioè che la scelta della forma di governo era legata al superamento dei problemi che si erano verificati già durante lo Stato liberale, che avevano portato dopo la Prima Guerra Mondiale al fascismo, senza però irrigidire troppo, no, la scelta sul vertice del governo. In una seduta appunto molto importante del 7 di settembre del 1946, la discussione sull'Assemblea Costituente andò nella scelta tra la forma di governo presidenziale, la forma di governo parlamentare e la forma di governo direttoriale,
i costituenti che discutevano, diciamo, di questa opzione, scelsero la forma di governo parlamentare con una serie di elementi che impedivano, da un lato, diciamo così, la confusione politica e dall'altro di dare troppo potere al Presidente del Consiglio, diciamo al capo del governo. Una scelta quindi che era legata appunto al superamento dei problemi del fascismo, che voleva tornare indietro alla situazione dello Stato liberale, ma che però voleva costruire qualcosa di nuovo. E in un certo qual modo ci siamo riusciti in questa opzione, siamo riusciti a realizzare questo obiettivo attraverso la Costituzione. Altro tema che secondo me è essenziale nel rapporto tra e nel passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione, il problema della tutela dei diritti. Scusate se vado così, diciamo, per descrizione di quadri. Il problema della tutela dei diritti è un problema molto importante e fa parte proprio della questione costituzionale italiana. Lo Statuto Albertino non aveva un corredo di diritti come quello che noi oggi abbiamo nella Costituzione, evidentemente. L'avevo detto già all'inizio di questa lezione, cioè abbiamo nello Statuto Albertino una serie di garanzie, potremmo dire, di privilegi, no? Che sono legate essenzialmente alla proprietà, alla garanzia dell'incolumità delle persone, alla libertà personale, al diritto di accedere alla giustizia, ma non c'è diciamo così, un patrimonio di diritti che vengono garantiti all'interno dello Statuto. Ecco, su questo la Costituzione italiana fa un salto in avanti, non soltanto legandosi appunto al costituzionalismo di matrice europea continentale, quello che abbiamo detto sempre riprendendo dall'impostazione iniziale, il costituzionalismo che nasce con la rivoluzione francese, ma anche il costituzionalismo appunto inglese e, dicevo, il costituzionalismo americano. È molto si vede benissimo questa impostazione tanto nell'articolo 2 della Costituzione, quando si fa riferimento ai diritti inviolabili, quanto nell'articolo 3, laddove ci si riferisce non soltanto all'uguaglianza formale, cioè all'uguaglianza come divieto di discriminazione, ma anche all'uguaglianza effettiva. Un'uguaglianza effettiva, per esempio, che in Inghilterra era stata messa in campo tanto nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, quanto proprio durante la prima Guerra Mondiale, attraverso, per esempio, la creazione dello Stato sociale. L'articolo 3,2 della Costituzione italiana, appunto, superando il limite dell'uguaglianza, pone un rinnovamento importantissimo, no, su questo piano, ed è essenzialmente un passaggio essenziale. Lo cito giusto per aver chiaro e per dare un riferimento chiaro. La seconda parte dell'articolo 3 fa divieto alla Repubblica di ostacolare, diciamo così, i cittadini nell'uguaglianza effettiva. Quindi la Repubblica deve rimuovere quegli ostacoli che impediscono la piena uguaglianza e la partecipazione di tutti i lavoratori alla vita politica, economica e sociale della nazione. Questo è un ulteriore elemento, diciamo così, di passaggio importante tra lo Statuto e la Costituzione. Il terzo elemento, e qui veramente lo accenno, di passaggio tra, e anche potremmo dire di scarto, tra lo Statuto e la Costituzione, è quello che ha a che fare con i governi locali, no? Sapete, appunto, vi tocchiamo forse un elemento essenziale della storia costituzionale italiana, cioè come governare i luoghi, come governare le istanze locali.
appunto lo Stato liberale è uno Stato essenzialmente accentrato, nasce appunto dal punto di, sul piano amministrativo, sullo schema napoleonico, sullo schema, pensate per esempio prefettizio. L'Italia dell'Ottocento e del primo Novecento è un'Italia dominata, potremmo dire, da una figura dal punto di vista amministrativo ed è il prefetto. Il prefetto è chiaramente il rappresentante del governo a livello provinciale ed è colui che in realtà, o colei, perché non sono uomini purtroppo, colui che governava a livello locale attraverso il potere essenzialmente di amministrativo, tanto che i sindaci, per esempio, non erano votati. Ecco che la Costituzione, rispetto a questa situazione, alla possibilità di governare a livello locale, fa una scelta che sempre si collega all'istanza, diciamo così, compromissoria e anche alla necessità di unire più punti di vista e prende la strada nell'articolo 5 di un assetto decentrato, no? Con la possibilità di a livello locale di autogovernarsi. È una scelta anche potremmo dire ardita, no? Una scelta molto, molto, molto importante, che in un certo qual modo è una scelta democratica, se ci pensate. Che non si sarebbe potuto realizzare in precedenza e che porta anche un miglioramento, potremmo dire, della vita pubblica. L'articolo 5 della Costituzione fa riferimento al potere, al decentramento, no? E all'autogoverno a livello locale, che poi si declina nel titolo 5 della Costituzione, tanto nel sistema regionale quanto nel sistema degli enti locali. Anche questa è una novità assoluta della Costituzione rispetto allo Statuto. Non c'era evidentemente un governo locale che si autogovernava, no? Un governo locale che, dove i cittadini erano titolari di un diritto di voto e che potevano concorrere attraverso le istanze locali anche alla creazione e al governo della Repubblica. La Costituzione quindi introduce decentramento e autogoverno locale, ponendo l'elettività delle regioni, dei comuni, evidentemente, e delle province. Una novità quindi importantissima che scelsero i costituenti, anche grazie, diciamo così, in questo senso, soprattutto alla Democrazia Cristiana, che rispetto al Partito Comunista e alla costituente diciamo ai costituenti liberali avevano intuito meno questo aspetto, anche se dopo, quando la Costituzione entrò in vigore, le posizioni cambiarono, quindi i democristiani divennero più, diciamo, statalisti, più centralisti, mentre il Partito Comunista, il Partito Socialista e anche le istanze liberali divennero molto più a favore del decentramento. E voglio cogliere negli ultimi 10 minuti, che se non sbaglio potrei avere, un ulteriore e ultimo fattore di passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione. Questo fattore di passaggio lo riprenderei un po' dal ragionamento che stavo facendo sul procedimento legislativo e sul modo di fare le leggi. Cioè, la Costituzione, come ha detto il professor Kelly in un famoso libro, è nata per unire, no? Nata per unire vuol dire che è nata per creare un'unità, quell'unità che essenzialmente lo Statuto Albertino non aveva potuto che realizzare da un punto di vista politico e militare, in forza del fatto che era appunto stato esteso, no, alle altre parti d'Italia. La Costituzione invece nasce per considerare la popolazione italiana come diciamo così, come fatta di cittadine e cittadini che avevano scelto attraverso il referendum del 2 giugno del 1946 la Repubblica, ma che direi così, che rendimento ha avuto questa Costituzione?
anche rispetto a quello che è successo, che è lo scarto, come dicevo, rispetto allo Stato albertino. Qual è stato il rendimento della Costituzione? Qui lo dico con delle categorie storiche, quindi in questo senso mi getto dalla parte, diciamo, degli storici. Possiamo dire che ci sono due momenti della storia costituzionale recente che hanno segnato proprio, potremmo dire, un prima e un dopo, mettiamola in questi termini. Il rendimento della Costituzione si può guardare tra il 1948 e la metà degli anni 80, quindi più o meno 40 anni, come un rendimento, diciamo, progressivo. In che termini parlo di rendimento progressivo? Cioè la Costituzione nei primi 40 anni ha dovuto funzionare, è stata messa in funzione. Non è un caso che, appunto, e qui lo dico anche per gli studenti che ci stanno ascoltando, la Costituzione non è entrata in vigore immediatamente, il primo gennaio del 1948, ma per prendere corpo ci sono volute cittadini e cittadini che la facessero funzionare, no? Cioè nessun documento giuridico, una Costituzione non vive di vita propria, vive della vita che i cittadini di quell'istituzione, no, politica, immettono come linfa all'interno delle Costituzioni. I primi 40 anni sono stati 40 anni di messa in atto della Costituzione. 1956 entra in funzione la Corte Costituzionale, quindi il primo organo nuovo della completamente nuovo, chiaramente il Presidente della Repubblica anche era nuovo, cioè perché prima c'era la monarchia, però è evidente che la Corte Costituzionale non era proprio non esisteva nel periodo statutario. Quindi il 56 entra in funzione la Corte Costituzionale. Nel 58 il CSM, per esempio. Nel 1970 entrano in funzione le regioni. Nel 1970 viene approvato anche lo Statuto dei lavoratori. Nel 1976 viene cambiato il diritto di famiglia. E il diritto di famiglia chiaramente cambia il codice civile, però cambia il codice civile sulla base degli articoli 29 e seguenti della Costituzione. E poi, diciamo, altri aspetti, fino chiaramente, l'ultima attuazione importante è la legge 400 del 1988, che è l'istituzione, la legge che disciplina la presidenza del Consiglio. Quindi 40 anni di attuazione della Costituzione, e poi non è neanche finita l'attuazione della Costituzione, potremmo dire, e lo dico anche per esigenza di chiarezza e di precisione. E poi i 40 anni successivi, no, che in certo qual modo li stiamo vivendo, sono stati un momento che è molto interessante leggerlo anche dal punto di vista non solo storico attuale, ma anche storico paragonato con la questione costituzionale di cui parlavo all'inizio, no? La questione costituzionale che nasce all'indomani del Risorgimento, in un certo qual modo la possiamo rileggere anche nell'attualità, perché evidentemente lo Statuto albertino, già nel momento in cui viene esteso a tutti quanti gli Stati, è già antico, è vecchio in un certo qual modo, no? È già superato, mettiamola in questi termini. Attenzione, si parla dello Statuto albertino come Costituzione flessibile, ma in realtà non è stato mai, diciamo, modificato. Cosa interessante, vabbè, questo per gli studiosi. Ma è molto uguale la situazione attuale, secondo me, alla situazione risorgimentale, alla situazione successiva al 1948, nella quale si pongono una serie di problemi relativi alla, diciamo così, alla resa, al rendimento della Costituzione, nel nostro caso soprattutto della seconda parte della Costituzione, che vorrebbero arrivare a una riforma, no, della Costituzione, ma una riforma che non si riesce a realizzare. E in questo senso leggete, potremmo dire, tutti i tentativi dagli anni 90 fino adesso di cambiare la Costituzione come dei tentativi sempre abortiti, perdonate la parola, ma che
che sono molto simili al periodo, a quello che abbiamo vissuto tra il Risorgimento, la concessione dello statuto, l'estensione dello statuto a tutti quanti gli stati e la resa, no, dello statuto. In questo senso, la resa dello statuto e la resa, rendimento, diciamo così, della Costituzione italiana possono essere paragonati. E forse ci potrebbero insegnare tante cose, cioè il rendimento dello statuto e anche un po' anche il tradimento dello statuto che si è realizzato dopo la prima guerra mondiale, quando chiaramente il fascismo ha appunto non lo ha cancellato lo statuto albertino, ma l'ha messo da parte, no? Ha creato delle sovrastrutture, tipo il Gran non ha cambiato il Parlamento, l'assetto parlamentare, il fascismo, ma crea il Gran Consiglio, quindi crea delle strutture nuove. Ecco, io vedo, diciamo così, anche nei tentativi più recenti, non chiaramente una situazione simile a quella del fascismo, non sarei sciocco se dicessi così, però un ritorno di una questione costituzionale simile a quella che si è realizzata dopo, almeno dopo il 1870, cioè dopo Roma Capitale, una situazione nella quale lo statuto appunto diventava sempre più vecchio, e la stessa situazione potremmo dirla anche quella della nostra Costituzione, di un documento sempre più vecchio, non inattuale, chiaramente, almeno nella sua prima parte, chiaramente, ma che avrebbe bisogno di una manutenzione, ma bisogna comprendere quale manutenzione possa essere non traditrice dell'impostazione e anche dell'assetto culturale dal quale la Costituzione è venuta fuori. Veramente l'ultima cosa che dico, bisogna stare molto attenti, perché non dico che la Costituzione bisogna mettere nella cristalliera e non toccarla. Si può chiaramente modificare, si può toccare, ma senza andare a modificare quell'assetto culturale dal quale esce fuori, che è un assetto culturale di compromesso, di costruzione di una convivenza in un momento difficile, in un momento nel quale addirittura, non so, non sono uno storico, ma forse la professoressa Albanese ce lo può dire, in un momento nel quale non c'era neanche lo Stato, tra l'8 settembre del 43 e la prima Costituzione provvisoria del 1944, cioè in cui, diciamo, le istituzioni fanno difficoltà a essere individuate. Ecco, la Costituzione, che ha saputo superare quel momento di vuoto anche istituzionale, deve essere forse toccata in una maniera molto rispettosa proprio di quello strumento, di quella modalità culturale con la quale esce, è stata realizzata, proprio perché non siamo anche dentro un contesto culturale molto diverso, ma soprattutto perché è cambiata anche la società in un certo qual modo, quindi dobbiamo fare tesoro di quello che ha portato alla Costituzione, delle forze culturali che hanno portato alla Costituzione, e anche delle novità dell'attualità. Ma dentro questo io direi che tutto ciò che cambia anche l'assetto istituzionale deve essere sempre guardato come una questione costituzionale che riguarda tutti e non riguarda soltanto l'efficienza del potere, ma la possibilità di convivenza in un assetto democratico. Io mi fermo qui e poi, se ci sono domande, sono a disposizione. Grazie mille professor Longo, mi pare che la lezione che abbiamo sentito ci abbia permesso di mettere a fuoco una serie di temi di discontinuità tra lo Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana.
situandoli in un momento particolare tra il 1943 e il 1948, cioè all'indomani della caduta del fascismo, fine della Seconda Guerra Mondiale, della lotta resistenziale che porta alla liberazione del paese dall'occupazione nazista, ma anche alla liberazione del paese del tentativo fascista di costituzione di una Repubblica Sociale Italiana, che è una continuità estremizzata e rivoluzionaria del regime fascista, fino alla appunto costruzione di una democrazia che non è espressione esclusiva delle culture politiche dei partiti che vengono eletti nella Costituente il 2 giugno 1946, quando i cittadini e le cittadine italiane per la prima volta scelgono anche la Repubblica sulla monarchia, ma che è appunto espressione anche della volontà dei cittadini e delle cittadine, che si manifesta proprio attraverso quell'elezione in forma proporzionale di un Parlamento che effettivamente poi attraverso i deputati e le deputate che rappresentano i cittadini e le cittadine italiane potrà costruire e pensare una Costituzione. Ed è molto interessante quello che diceva il professor Longo, che questa Costituzione è il frutto di quel dibattito e non di un testo precompilato dalle forze politiche che viene semplicemente messo a terra, come dicevamo, in Parlamento. Il Parlamento è il luogo della discussione, del confronto, ma anche della mediazione intesa in senso alto, cioè della costruzione di quello spazio politico che possa effettivamente essere l'espressione di quanto le diverse parti politiche si aspettano dalla Costituzione per una convivenza effettiva e su basi democratiche dei cittadini e delle cittadine italiane. Quindi questo periodo tra il 43 e il 48, che è il periodo della guerra civile, della divisione dell'Italia in due parti, due parti non sempre uguali ma che cambiano nel tempo, come sappiamo la capitale liberata il 6 giugno 44 e poi via via il resto del paese, in questa fase si pongono le basi per la costruzione di un nuovo ordine politico. Un ordine politico che, come ci diceva il professor Longo, non si ferma alla costruzione di leggi, ma in qualche modo ha bisogno della vita che i cittadini e le cittadine, organizzati in partiti, sindacati, associazioni, in qualche modo operano, la vita che infondono a questo testo per farla diventare storia, per farla diventare vita vissuta, per farla diventare scelta politica. Tra l'altro, appunto, come ci diceva, perdonatemi se faccio questa glossa, ma insomma penso che possa essere utile il confronto storici e giuristi per capire anche per far capire meglio anche agli studenti eventualmente presenti i temi in oggetto. Elemento di necessità della vita e delle scelte dei cittadini e delle cittadine si vede anche nel fatto che la Costituzione, quando entra in vigore il primo gennaio del 1948, prevede delle cose che non sono effettivamente realizzate, no? Il professor Longo ha dato per scontato, ma le leggi ordinarie con cui dentro le quali i cittadini e le cittadine vivono sono ancora leggi largamente il frutto di scelte legislative del regime fascista. Quindi noi abbiamo una contraddizione tra una Costituzione, che è quella democratica, e un sistema legislativo che è ancora un sistema legislativo autoritario. Sono proprio le scelte politiche e le scelte quotidiane dei cittadini e delle cittadine che risolvono questo conflitto in modo democratico, perché quel conflitto tra il 45 e gli anni 60, tra gli anni 60 e 70, avrebbe potuto anche risolversi in un congelamento complessivo della Costituzione e un restare in vigore di quelle leggi che invece erano più autoritarie della Costituzione. Appunto, le scelte dei partiti, che sono animate dalla partecipazione dei cittadini e delle cittadine, fanno sì che ci siano tutti quei passaggi che il professore ci raccontava, cioè la Corte Costituzionale nel 1956, che è quella che mette in luce le contraddizioni tra la Costituzione e le leggi,
E che permette quindi, per esempio, non lo so, di esplicitare quanto c'è di autoritario e liberale in quelle leggi che erano state costruite durante il fascismo e che non rispondevano ai principi cardine della Costituzione, diciamo, allo stesso tempo nel 58 con il Consiglio Superiore della Magistratura, di rendere evidente anche qui le contraddizioni tra un ordine più autoritario e un ordine più democratico, per poi arrivare allo statuto dei lavoratori, alle regioni, che sono appunto più facilmente comprensibili nel loro essere, diciamo, un ampliamento dei diritti dei cittadini e delle cittadine, e al diritto di famiglia, che è quello che rende vera l'uguaglianza tra uomini e donne, che fino a quel momento, 1976, non esisteva. Non esisteva proprio dal punto di vista legislativo, ma e formale. Chi sceglieva la residenza di una famiglia era il marito e non la moglie, chi sceglieva e decideva dell'educazione dei figli era il marito e non la moglie, la moglie non aveva, voce in capitolo. Allora, quindi l'ho fatto un po' lunga, beh, ma volevo un po' rendere più vivi, soprattutto per gli studenti, alcuni degli elementi che sono stati sottolineati. Allora, dico due cose, poi lascio lo spazio alle domande. La cosa super interessante di quello che ci ha detto il professor Longo è che in questo momento, che è un momento difficile, ci sono gli italiani che fanno la fame, perché questo bisogna ricordarsi, all'indomani della guerra la fame è la condizione del 90% della popolazione italiana, c'è il ritorno dei profughi dalla guerra, dai campi di internamento, di concentramento, c'è l'esodo dall'Istria progressivamente a partire dal 47, c'è il ritorno dalle colonie dal 42, cioè è un'Italia, diciamo, che si è sviluppata, che ha vissuto i bombardamenti, la guerra civile, che deve confrontarsi con i lutti, che deve trovare casa ai profughi, e con profughi si intendono sia gruppi che singole persone, che soffre la fame e non ha lavoro, e questa Italia qui si trova a discutere della Costituzione. Le donne si trovano a votare per la prima volta, gli uomini più o meno anche, diciamo, perché di fatto dal 1924 le elezioni che c'erano state nel regime negli anni 20 e negli anni 30 erano molto formali e comunque non molte. Si trovano in tutto questo a ragionare. Il nucleo della riflessione è interessante perché in quel momento c'è un la necessità di trovare un equilibrio, e questo è il nucleo della lezione, no? Tra i problemi insiti nello Statuto Albertino e nella crisi del liberalismo e l'autoritarismo fascista. C'è in qualche modo un momento in cui bisogna scegliere, o bisogna stare attenti di soppesare entrambi questi elementi nella bilancia. Questo rende quella situazione molto diversa da diciamo, le riforme proposte negli anni 90 in Italia, no? Perché negli anni 90 il problema che si pone è un problema di governabilità, non c'è il problema non è tenuto in debito conto o in nessun conto per ragioni oggettive, ma dal punto di vista, secondo me, della costruzione della legge problematiche, dell'autoritarismo, della possibilità di un autoritarismo, cosa che invece nel 46 è presente, per cui diciamo tutti questi contrappesi che vengono creati con la Costituzione sono dei contrappesi che hanno in mente non solo la costruzione della democrazia, non solo la governabilità, ma anche evitare che si possano creare condizioni nella Costituzione di un passaggio di tipo autoritario. Questa io penso e trovo, non vorrei sapere che cosa ne pensa il professor Longo, la trovo dal punto di vista culturale e politico una delle grandi differenze che esiste tra l'ordine di problemi che si pongono i costituenti e l'ordine dei problemi che ci si pone dagli anni 90 in poi. Ovviamente questo è dovuto al fatto che veniamo da 70-80 felici anni di democrazia, quindi non è una o felici, ma insomma comunque abbastanza felici anni di democrazia. Quindi non è necessariamente una colpa, però certo è un elemento di cui tenere presente. E l'altro aspetto che forse potrebbe essere, diciamo, in qualche modo così sviluppato ulteriormente, ma sentiamo prima le domande, è quello di questo tema della dei governi locali, cioè di come appunto la Costituzione prende in carico il problema delle autonomie, del appunto decentramento, che è un problema che emerge anche qui in contrasto con quello che era stata
l'Italia liberale, ma soprattutto l'Italia fascista, che era stata un'Italia molto centralizzatrice, nella quale il diritto al voto a livello locale è la prima cosa che gli italiani e le italiane perdono, gli italiani soprattutto perdono negli anni 20. E c'è quindi questa tensione, diciamo, in qualche modo è alla base di questa formulazione costituzionale che viene poi sviluppata negli anni 70. Allora io mi chiedo e chiedo, diciamo, in qualche modo quali sono le continuità e le discontinuità tra la riflessione sulle autonomie degli anni 40 e la riflessione sulle autonomie oggi, perché, diciamo, chiaramente nel frattempo, secondo me, ci sono una serie di elementi che mutano un po' il quadro tra gli elementi, appunto la trasformazione del titolo quinto, naturalmente, di anni più vicini a noi, e per certi versi anche, io credo che anche la riduzione del numero di parlamentari vada nella direzione di un diverso rapporto tra centro e periferia, perché di fatto quello che noi, diciamo, ascoltiamo troppo poco, ma mi pare che emerga dai racconti dei parlamentari che lavorano in Parlamento in questo momento, è che il lavoro di ciascun parlamentare rispetto alla circoscrizione nel quale è eletto è tale per cui questo rapporto anche di rappresentanza di cui i parlamentari sono espressione in qualche modo viene meno, proprio perché c'è una così piccola quantità di rappresentanti politici per territorio, tale da rendere quasi impossibile il lavoro concreto dei parlamentari sul territorio, in questo modo, in qualche modo, contraddicendo quel tema della, diciamo, del dialogo reale tra livello locale e livello nazionale, che era insito in quel progetto costituzionale. Però queste domande magari le lasciamo alla fine e magari sentiamo se ce ne sono prima che vengono da chi ci ascolta. Mi sembrava un modo per mettere in chiaro alcuni temi anche per gli studenti, sia rispetto alla storia sia nel rapporto tra presente e passato. Grazie davvero per la lezione. Constato che non ci sono ancora domande, quindi vorrei invitare studenti e docenti presenti a farne qualcuna, altrimenti potremmo anche approfondire i quesiti che la dottoressa Albanese ha sottolineato proprio nella parte finale del suo intervento. E, ad esempio, al sottoscritto viene in mente di chiedere che cosa il professor Longo ne pensa di questa autonomia differenziata che si pensa di poter attuare. E invece alla professoressa Albanese chiederei se il pensiero di Cattaneo ritorna oggi, come dire, attuale rispetto o appunto in funzione di questa autonomia differenziata che invece forse pone qualche dubbio nella sua realizzazione per quanto riguarda le garanzie che si dovrebbero poi garantire a tutte le regioni. Vorrei sentire un po' il professor Longo e anche la professoressa Albanese. Una domanda. Perché avevo alzato la mano ma non mi ha visto. No, c'è lei. No, volevo solo dire che c'è la sua domanda. Ah, ok. Stavo parlando, non ti avevo visto, scusami. No, tranquilla, io farei un passo indietro, confesso la mia totale ignoranza in materia e quindi credo qualcosa che forse gli studenti stessi chiederebbero, cioè di tornare un attimo sulla questione dello Statuto Albertino come Costituzione flessibile. Se può spiegarmi meglio in che senso va intesa, perché l'ho già sentita questa cosa, ma insomma spiegata da lei sicuramente acquisterebbe un altro significato. E anche se può farmi capire meglio la differenza fra, se non ho capito male, il tipo di costituzioni alla francese e quelle all'inglese e all'americana, che così penso quella americana, insomma più o meno coeva quella francese, quella inglese, tutta questa lunga storia, oltre al fatto della essere scritta o non scritta, o meglio modificabile, e in cosa si differenziano rispetto al tema dei diritti? Mi interessa particolarmente questo, ammesso che la domanda sia plausibile. Grazie.
Allora, vi ringrazio per le provocazioni e diciamo anche per non essere stato organico, ma, diciamo soprattutto la professoressa Albanese, perché nella mia disorganicità ho trovato diciamo una chiave di lettura. Allora, il tema è, secondo me, i temi che avete toccato sono tutti quanti molto, molto interessanti e molto utili. Allora, io ripeto, cioè, l'elemento che secondo me è importante nella, diciamo così, nel guardare la Costituente è quel complicato, io lo chiamerei così, gioco di equilibri che in un certo qual modo sono stati realizzati durante quel periodo del 46-47 tra forze politiche che non mettevano in discussione l'esistenza reciproca. Cioè nessuno metteva in discussione l'esistenza reciproca. Non ci dimentichiamo di una cosa, che il Comitato di Liberazione Nazionale era fatto di forze politiche che avevano fatto l'Aventino negli anni 20. Quindi erano persone che non solo, come dire, si candidavano a governare l'Italia per il futuro, ma erano state escluse. Ora avrebbero potuto, cosa che è accaduta in altri paesi del mondo, avrebbero potuto essenzialmente realizzare anche una guerra tra di essi e dire, secondo un sistema chiaramente maggioritario, il partito che vince è il partito che domina su tutti quanti gli altri. Attenzione, stiamo parlando del 1948. Non è che la democrazia era un bene in tutti quanti, in tutto il mondo. Ecco. Cioè non è la situazione, anche se oggi viviamo una situazione molto, molto, molto difficile sul piano proprio democratico, ma il 48 sicuramente era un momento molto più difficile su questo piano. Quindi la scelta dei costituenti, secondo me, si deve collocare anche in uno sforzo, perdonatemi l'espressione, eroico che c'è stato in quel momento. Quindi fu una scelta eroica quella di non escludersi, ok? Cioè che nessuna forza era escludente. Poi, come dire, come tutti i fatti umani sono evidentemente non perfetti. Diciamo, non c'è stata diciamo una perfezione di realizzazione di tutto questo, però e forse magari l'abbiamo anche pagato su certi aspetti, però l'idea che non si dovessero escludere forze politiche, che non si dovessero escludere istanze, punti di vista, la Costituzione è fatta, come diceva la professoressa Albanese, di formazioni sociali, non solo di soggetti politici. L'articolo 2 della Costituzione, quando fa riferimento ai diritti inviolabili, parla di formazioni sociali, di diritti dei singoli e delle formazioni sociali. Quindi c'è una esigenza di solidarietà, di ricostruzione, appunto di transizione rispetto a una crisi costituzionale e addirittura crisi istituzionale come quella che si è realizzata. E poi è interessante il riferimento che lei faceva al punto di passaggio. Ora lo dico per gli studenti, giusto per farvi capire, qui se ci sono dei dirigenti scolastici mi potranno confermare, perché magari l'avranno anche studiato nel concorso, che ancora oggi molte delle norme sul procedimento disciplinare degli studenti sono regolate da leggi del 1933, quindi sono leggi essenzialmente fasciste in un certo qual modo, cioè del periodo fascista, non fasciste, e chiaramente sono poi leggi depurate anche diciamo degli elementi autoritari che avevano a monte, no? Però c'è stata una continuità istituzionale, c'è stata anche una continuità diciamo così, ordinamentale, una continuità legislativa, ed è stata anche quella una scelta, potremmo dire, eroica, cioè di dire non costruiamo un ordinamento giuridico, leggi tutte nuove, ma depuriamo le leggi che c'erano degli elementi autoritari che erano stati inseriti o costruiti nella loro realizzazione. Quella fu, secondo me, anche una scelta, potremmo dire, dal punto di vista istituzionale importante. L'altro elemento, scusate se non l'ho sottolineato bene prima, ma è proprio quello della capacità di produrre una carta fondamentale che contenesse allo stesso tempo una ridefinizione dei valori su cui si fondava la comunità nazionale,
e allo stesso tempo una riorganizzazione del potere politico che doveva reggere questa comunità nazionale. Diritti e poteri, si dice, no? Cioè, diritti e poteri nella Costituzione cercano di andare insieme, non sono slegati. Appunto, come diceva la professoressa Albanese, per sottolineare questo elemento proprio di discontinuità in questo senso, ma anche di continuità rispetto al passato. E quello che cercavo di dire è così si risponde all'ossessione, come l'ha chiamata un professore di storia del pensiero, l'ossessione costituente italiana, che era, diciamo, antica, no? L'ossessione costituente, che cosa vuol dire? Cioè il fatto di scrivere una Costituzione, cioè di voler scrivere una Costituzione, cosa che non si era, che non, alla quale non si era, non si era, non si era riusciti, no? Appunto, è quello che cercavo di dire all'inizio, nel momento in cui l'Italia viene unita, si realizza soltanto nel 1947, con l'approvazione della Costituzione. Veniamo, diciamo, al problema costituzioni rigide, costituzioni flessibili. Ora, diciamo, la differenza tra queste due categorie è una differenza, potremmo dire, più nominale che sostanziale, e purtroppo viene utilizzata per descrivere il modo con il quale le costituzioni possono essere modificate attraverso le fonti del diritto. Cioè, la Costituzione rigida è una Costituzione modificabile soltanto con un procedimento aggravato, quindi non con il procedimento di formazione delle leggi, ma con un procedimento più lungo, che in alcuni casi può richiedere anche diciamo, una fase integrativa nella quale si chiede un'approvazione popolare o comunque, diciamo, un referendum o in ogni caso istituzione, istituto di democrazia diretta, e invece le costituzioni che si dicono flessibili, che sarebbero modificabili dai parlamenti attraverso il normale procedimento legislativo. In realtà però questa distinzione, i costituzionalisti, diciamo, hanno scritto non recentemente ma negli anni passati, è una distinzione che non sussiste. Perché è una distinzione che non sussiste? Perché in realtà rigido, flessibile, non sta, diciamo così, nel procedimento di modifica della Costituzione, ma quanto nell'inserimento nella Costituzione di un procedimento di modifica della stessa. La nostra Costituzione, potremmo dire, è una Costituzione che ha al suo interno la procedura per essere modificata. Lo statuto albertino non ce l'aveva, ma perché poteva essere modificato con il procedimento legislativo normale, quindi non c'era una previsione esplicita di modifica della Costituzione. Quindi in questo senso, o comunque non c'erano delle formalizzazioni come quelle che noi vediamo oggi, però la legittimazione, diciamo così, l'elemento di legittimazione del potere costituente, no? È come se lasciasse una traccia all'interno della Costituzione. Lo Statuto Albertino invece non aveva questo elemento costituente che aveva traccia al suo interno, che recava traccia al suo interno, perché era stato concesso dal re, no? Cioè non è che era già un punto di limitazione del potere del re, perché la borghesia l'aveva appunto aveva richiesto e ottenuto, e potremmo dire anche preteso dal re questo potere. Quindi, al di là della distinzione, potremmo dire, delle fonti del diritto, poi in realtà questa distinzione ha perso. E però, questa distinzione, diciamo così, delle costituzioni rigide e flessibili, ancora oggi è importante, e le spiego, diciamo così, semplicemente per quale ragione. La ragione la si trova nel fatto che, non so se avete notato, diciamo così, tutti i tentativi di modificare la Costituzione che hanno interessato ampie parti della Costituzione sono tutti quanti andati male, salvo la modifica del titolo quinto, che però, diciamo così, è figlia di un tentativo ancora una volta, diciamo, andato a male, no? nella bicamerale di D'Alema del 1997. Quindi la modifica del titolo quinto è, diciamo così, quello che rimane di quel tentativo più ampio, ma molto ampio, di modifica della Costituzione. Questo che ci dice? Ci dice che in realtà il potere costituente
non sopravvive all'interno della Costituzione nei meccanismi di modifica della stessa, nell'articolo 138, per essere chiari. Infatti l'articolo 138 ormai, anche nella consapevolezza dei politici, è ormai inutilizzabile per modifiche ampie della Costituzione. Pensate semplicemente a un dato, diciamo così, scusatemi se magari qualche costituzionalista potrebbe qui fare una serie di distinguo, no? Però vi faccio soltanto un esempio. Il quesito referendario, nel momento in cui c'è una riforma amplissima della Costituzione, non consente ai cittadini di essere consapevoli effettivamente di cosa vanno a votare. Perché, cioè, se tu modifichi i poteri del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente del Consiglio, il Governo, la Corte Costituzionale, il Parlamento, la formazione delle leggi, e tu cosa voti? Quindi a quel punto c'è questa sorta di, come dire, di contraddizione che si crea tra il potere costituente, che è un potere, diciamo così, che noi abbiamo visto, no? Operare tra il 46 e il 47, è quello che poi i costituenti hanno lasciato come, diciamo così, come potere di modifica e anche di, appunto, di manutenzione del testo costituzionale, che non è un potere costituente. I politici ormai l'hanno capito, infatti non le fanno più le modifiche ampie della Costituzione, no? L'hanno capito e quindi si sono resi conto che per modificare la Costituzione non lo si può fare più attraverso delle ampissime riforme della Costituzione. Qualcuno pensa che sia legato alla psicologia dei politici, che sia legato, diciamo così, un po' al narcisismo della politica. In realtà non è narcisismo l'elemento di crisi nel momento in cui si fanno le riforme così ampie. È proprio, come dire, la dinamica del costituzionalismo che in un certo qual modo non si può piegare a quello che non è. Essenzialmente, cioè l'articolo 138 non è il potere costituente. Anche se noi volessimo individuare nel 138 il potere costituente, diciamo così, ci troveremmo poi, stranamente, qui diciamo la legge storica dell'eterogenesi dei fini ci aiuta a dei fini che sconfessano il presupposto iniziale. Come mai? No, qui sarebbe interessante. Ora, mi fermo qui per non, diciamo così, per non contraddirmi anche, diciamo, da un certo punto di vista. Grazie professore. Sono arrivate due domande da parte di due colleghi insegnanti. Nalzara chiede, soprattutto nella prima parte della lezione, ha confrontato la nostra Costituzione con quella tedesca o francese o comunque di altri stati. Ci sono degli elementi interessanti di altre Costituzioni che ritiene potrebbero essere integrati all'interno della nostra Costituzione? Ecco, un'altra domanda riguarda più il futuro, insomma, della nostra Costituzione, è posta anche dalla collega Roberta Comerlato, che chiede quali sono i vantaggi per i cittadini e quali per il suo governo nella elezione del primo ministro, nella elezione diretta del primo ministro. Il Presidente della Repubblica perderebbe come garante? Ecco, queste sono le due domande che sono arrivate. E che Mi può ripetere la prima? Era sulla. la prima è se ci sono Ah, anche ok, le elementi in costituzioni altre straniere. costituzioni che possono giovare alla nostra, insomma. Allora, diciamo, faccio subito un'ammenda. All'inizio ho fatto ammenda di non essere uno storico, anche se mi piace molto la storia. Adesso faccio ammenda di non essere uno studioso di costituzioni straniere, diciamo, non sono uno studioso di diritto comparato, quindi mi muovo chiaramente in un terreno che non è il mio, ma do essenzialmente delle coordinate rispetto a quello che chiaramente ho detto fino adesso. Ora, diciamo, le costituzioni non sono i Lego, ok? Per dare un'idea, diciamo, scusatemi con questa iperbolica affermazione. Quindi non è che io posso prendere un mattoncino e metterlo cioè, la Costituzione è un corpo organico. Dicevo prima, diciamo, la nostra Costituzione è fatta di valori e di organizzazione che consente la realizzazione di questi valori. Quindi
la scelta appunto del costituente è stata quella di cercare un'armonia dentro superamento, il passato, dove tornare indietro allo Stato liberale. Ora, è chiaro che appunto, però abbiamo detto che la Costituzione si può modificare. Come si modifica? Prendendo da cosa? In certo qual modo le Costituzioni straniere possono essere un'ispirazione, una fonte di ispirazione rispetto alla nostra situazione attuale. Però bisogna sempre considerare che istituti, come si dice, giuridici di Costituzioni straniere dovrebbero essere poi adattati alla realtà che dicevamo prima, una realtà appunto di mediazione tra le diverse istanze politiche, di garanzia delle istanze locali. E in passato è stato fatto questo. Facciamo soltanto un esempio. Il titolo quinto della Costituzione, quando ha modificato il meccanismo di attribuzione del potere legislativo alle regioni, ha importato un sistema di distribuzione del potere legislativo di tipo federale, inserendolo all'interno di un meccanismo invece, diciamo così, unitario accentratore, e mixando queste l'esigenza del potere delle regioni con l'esigenza dello Stato, diciamo, dell'unità nazionale, la garanzia dell'unità nazionale. È stata un'opzione, potremmo dire, politica, poi dopo non stiamo qui a fare il bilancio se ha funzionato o non ha funzionato, però quello l'abbiamo importato dai sistemi federali. L'elezione del Presidente del Consiglio, per venire, potremmo dire, al secondo aspetto, può funzionare? E nel modo in cui è stato previsto può funzionare? Allora, dico, diciamo così, io negli ultimi due mesi mi sono sempre ben visto dall'intervenire sulla riforma proposta, quella che poi tra l'altro due giorni fa è stata anche un po' modificata per i poteri del vicepresidente del Consiglio, o comunque del sostituto del presidente del Consiglio. Ora, detto proprio sinceramente, io vedo il problema, non riesco a capire come questa riforma potrebbe risolvere il problema. Ecco, detta proprio sinceramente, in modo molto, molto sincero, ma anche non polemico, ecco, in un certo qual modo. Cioè, vedo un problema politico, vedo un problema istituzionale, vedo un problema soprattutto per quello che ho studiato di cattivo funzionamento di alcuni meccanismi istituzionali che non funzionano bene. Cioè, essenzialmente nel nostro ordinamento non funziona bene il meccanismo di produzione delle leggi, non funziona. Cioè, non è più sostenibile, secondo me, la situazione in cui ci troviamo, cioè di assoluta incertezza dal punto di vista legislativo e di difficoltà anche da parte dei politici stessi di realizzare diciamo, una legislazione che duri, che funzioni, che sia efficiente, efficace. Non so quanto questo possa essere realizzato attraverso l'attribuzione di un potere così forte al Presidente del Consiglio di elezione, cioè di legittimazione da parte del corpo elettorale. Ho paura sinceramente che non dica parecchio del problema. Il nostro problema, secondo me, in questo momento è un Parlamento troppo debole, non un'istituzione come il governo che essenzialmente è forte. Il problema semmai nel Parlamento è la lentezza dell'attività parlamentare. Il problema è la legge elettorale, il problema chiaramente è il rapporto tra centro e periferia, il problema semmai è il rapporto tra il Presidente del Consiglio e i ministri, ma diciamo c'è un modo per risolvere il problema del rapporto tra il Presidente del Consiglio e i ministri che non sia un'elezione diretta del Presidente del Consiglio che risolva questo aspetto, anche perché credo che qui ritorno alla storia, la scelta di non del Presidente del Consiglio, come si dice nel gergo costituzionale, come primus inter pares,
fosse stata una scelta storicamente necessaria, ma anche funzionale all'attività, anche perché, detta proprio in modo molto, molto chiaro, era una scelta che dava molto potere ai partiti, no? Cioè, qual era la ragione per la quale i presidenti del Consiglio erano figure, diciamole così, più deboli? Perché così veniva fuori la democrazia parlamentare e la democrazia dei partiti. Ecco, la domanda che mi pongo è, adesso, con una situazione diversa, con una democrazia dei partiti non così forte, noi vogliamo ristabilire la sovranità popolare e un collegamento maggiore tra i parlamenti, le istanze democratiche, diciamo la democrazia deliberativa, come prima veniva citata, attraverso l'elezione diretta del Presidente del Consiglio? Siamo sicuri che questo è funzionale ai valori essenziali e le esigenze del popolo italiano? Cioè, siamo sicuri che quella può essere una strada? Se i problemi sono quelli che ho capito sono condivisi anche dalle scelte da chi ha preso questa strada, cioè di istituzioni democratiche che tanto i problemi sono evidenti, difficoltà, diciamo, dei partiti a trovare un rapporto con gli elettori, difficoltà che hanno a che fare con la scelta di un metodo elettorale, difficoltà che hanno a che fare con il voto, soprattutto da parte, diciamo così, delle persone anche più giovani, basso turnout elettorale, e poi chiaramente i problemi dell'efficienza della macchina pubblica. Non ci aggiungo il problema chiaramente del debito pubblico, perché poi andremmo da un'altra parte. Non so se ho risposto. Bene, allora ringrazio ancora il professor Longo. Io lascerei la parola alla dottoressa Albanese per una breve conclusione, se vuole. Bene, io ringrazio il professor Longo per le riflessioni che sia ci hanno permesso di arricchire e di dare anche solidità e profondità storica a molte delle questioni che sono al centro anche del dibattito pubblico, permettendoci anche di inquadrare in qualche modo i confini e le articolazioni di questo secondo dopoguerra a partire dalle questioni della Costituzione. Le prossime elezioni saranno invece, diciamo, in qualche modo più radicate in una serie di temi costituzionali, ma all'incrocio con la storia. Però ci sembrava importante, visto che parlavamo di Costituzione, di avere con noi un costituzionalista che ci in qualche modo illustrasse degli elementi cardine di questo passaggio fondamentale che avviene in Italia tra il 1943-45 e il 1948. Quindi grazie ancora, è veramente stato un piacere ascoltare e vi do appuntamento per il 16 febbraio, sempre alle 16, per una lezione della professoressa Ilaria Pavan sul diritto alla salute. Anche qui si incocerà una prima riflessione su che cosa la Costituzione ha messo in campo di nuovo rispetto a questo tema e lo sviluppo storico di questo tema del diritto alla salute. E negli anni appunto in cui si vedrà anche come queste cesure che abbiamo dipinto in questa lezione di oggi, in particolare degli anni 70, o queste sottocesure giocano un ruolo nella trasformazione della qualità e della, diciamo, del contesto di vita degli italiani e degli italiane, proprio con riferimento al diritto alla salute e alla costruzione del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi vi do appuntamento a venerdì 16 febbraio alle 16 con questo ulteriore appuntamento del nostro ciclo Pensare il Dopoguerra. Ringrazio l'Ufficio Scolastico Regionale e tutti gli staccati presso gli istituti per la storia e la resistenza del Veneto per aver reso possibile questo appuntamento e il professor Longo per la sua relazione. Grazie davvero. Grazie, arrivederci.